ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi sono in compagnia di Andrew Corse. Bella ragazzi. Ah ragazzi, oggi faremo vedere le uova, anzi gli easter egg comunque sia di ogni mappa multigiocatore che c'è sul nuovo pacchetto Call of Duty Ghost DLC Nemesis, in modo che così potrete sbloccare l'obiettivo che c'è sulla nuova modalità Extinction, che sarebbe Exodus. Ragazzi, vi ricordo che queste uova dovete prenderle, comunque sia spararle nel multiplayer online, non in privata come sto facendo io, perché altrimenti non sbloccate l'obiettivo, anche perché ve lo dice ogni volta che sparate un uovo online. Quindi ragazzi, partiamo subito, io direi di partire con Sub-Zero e avviamo la partita. Eccoci ragazzi, allora, andiamo su Federazione, vi faccio vedere il punto. Ovviamente siamo spawnati proprio a fianco al punto dove c'è l'uovo, l'easter egg di Extinction. Ve lo facciamo vedere subito, lo vedete questo specie di cannone, comunque sia missile dentro questa specie di involucro. Allora, dovete mettervi qui sopra ragazzi, salite qui sopra e dovreste vedere l'uovo lì, lo vedete quel punto dove sto sparando? Ragazzi, quello è l'uovo di Extinction, dovete spararlo e ovviamente sbloccherete il primo uovo che è presente su Sub-Zero. Ragazzi, quindi vediamo subito, vi faccio vedere dove nella mappa. Dovrebbe essere l'angolo più a destra in alto, quindi a nord-est. E niente ragazzi, passiamo alla mappa successiva. Eccoci ragazzi, siamo su Dynasty e andiamo su Ghost ovviamente. Vi faccio vedere l'altro punto dove si trovano le uova. Allora, se non sbaglio dovrebbe essere alla nostra sinistra, se non ricordo male. È dietro di noi, Luca. Dietro di noi? Ok, perfetto. Perfetto. Adesso ve lo faccio vedere ragazzi, mi sono messo il cecchino apposta per farvi vedere perché è un punto abbastanza distante. Allora ragazzi, come potete vedere c'è quella nave, quella specie di vascello davanti a noi. Se voi guardate bene, allora io ve lo faccio vedere, c'è una specie di montagnetta rossa che sarebbe quella. La sparate, è questo punto che sto sparando col termico. Purtroppo non ho altre mire, comunque sia la vedete, è una specie di collinetta rossa che è sotto le vele. Sparate quello e quello dovrebbe essere il secondo easter egg di questa mappa di Dynasty. Quindi ragazzi, passiamo alla mappa successiva. Muore Andrew. Andiamo a prendere la valigetta! Vai! Andiamo alla prossima, che sarebbe Gold Rush. Allora ragazzi, qui usciamo... vai su Ghost, vai su Ghost. Allora, qui ci mettiamo il... l'Honey Badge, la sacca cosa ragazzi. Dobbiamo entrare dentro la miniera, quella miniera abbandonata, dove ovviamente ci sono le varie rottaglie, e dovremo trovare in una specie di cunicolo l'uovo. Alla fine lì basterà avere un Honey Badge o qualsiasi tipo di arma, perché è molto più visibile di quello su Dynasty, cioè non è così distante. Adesso ragazzi ve lo facciamo vedere, dobbiamo entrare qui dentro. Ci mettiamo in questa specie di spunto di roccia. Come potete vedere l'uovo è molto più visibile. Sparate qui. Questo è il terzo uovo che si trova su Gold Rush. E ovviamente adesso ragazzi passiamo al punto più difficile, perché giocandolo online è abbastanza tosta, visto che Showtime è la mappa più piccola su Call of Duty Ghost. Quindi andiamo a prenderci la valigetta e moriamo e partiamo. Eccoci su Showtime. Andiamo su Ghost come al solito. Si trova l'uovo, l'ovetto Kinder, si trova in un punto un pochettino più rialzato. Dovete salire su vari scatoloni, diciamo. Ah, ok, siamo anche comparsi lì vicino, lì in zona. Ah, ragazzi, dobbiamo andare aspettare, qui dobbiamo aspettare pure 30 secondi che si aprano le porte, perché okay, sennò non può entrare. Questa porta ovviamente si deve aprire, che dovrebbe essere qui dentro. Quindi già è difficile questa mappa, ragazzi, perché gli spawn sono fatti a merda. Poi dicelo anche tu, Andy, tanto lo sai, abbiamo giocato varie volte qui. Infatti dobbiamo essere veloci, perché se no ci colpiranno da dietro. Bisogna salire in fretta e essere precisi, se no esatto, altrimenti non riuscirete mai a colpire l'uovo. È un po' una cosa difficile, ragazzi, perché veramente qui compaiono da ogni parte gli avversari. Facciamo vedere il dove punto. C'è il podio. Allora ragazzi, prima di tutto mettetevi qui sopra, camperate qui sopra, perché se siete i numeri 1 ovviamente ucciderete tutti. No, scherzando. Allora, dovete salire su questi scatoloni. Salirete qui, molto semplicemente. Poi andate qui. E come potete vedere, qui dentro c'è l'ovetto Kinder, sotto alla figura Gun 2. Poi ovviamente saltate o sparate così, molto semplicemente, e sbloccate il quarto uovo. E finalmente avete finalmente avete la sorpresa Kinder. Sicuramente quella dei Transformers. No. Ok ragazzi, queste sono le quattro uova, quattro ovetti Kinder.
Spero che vi possa tornare utile questo video per qualsiasi evenienza, se volete sbloccare ovviamente l'obiettivo su Extinction, su Exodus. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Purtroppo non vi posso dare il canale del mio amico Andrew Kors perché, come sapete, non ha un canale YouTube. Niente ragazzi, quindi da Cura Notte è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella raga! Bella ragazzi!